Ciao ragazzi, io sono Falconiere e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo. Per scoprire insieme a voi Carried Away, che altro non è se non un simulatore di ski lift. Che detta così potrebbe sembrare una cosa strana e lo è, ma praticamente andremo a progettare le linee di ski lift. Non fate ste facce perché io sto messo peggio di voi, per cui partiamo con il tutorial di base, così si capisce che cosa stiamo facendo qua e perché siamo venuti. Allora, legato alla corda. Allora, benvenuto alle montagne reclutose. Il mio nome è Jimmy e ti insegnerò la perduta arte della costruzione di seggiovie. Quindi seggiovie simulator. Il mio ultimo apprendista ha costruito questa seggiovia, ma lui non è più con noi. Abbiamo bisogno di qualche ruota per supportare la corda. Seleziona il materiale ruota e piazzala sopra una torre esistente. Bene. Ora seleziona la maniglia corda arancione e trascinala all'altra stazione della seggiovia. Diventerà verde quando è connessa. Assicurati che la corda rimanga sopra la ruota. Ok. Ora di testare questa bellezza. Prendi un passeggero al traguardo per passare il livello e aprire questo business. Poi mi inizia per cominciare. Bene. Vada. Dai un'occhiata in giro. Vai, vai. Partiamo. Vabbè. Nel senso, sembra fattibile, no? È andata. Successo. Prossimo. Ok. Quindi la fase iniziale è stata superata con successo. Boh, tocca vedere resto. Allora, che sollievo. Hai già superato il mio ultimo apprendista. Dovrei costruire una torre per arrivare a quell'albero. Qualche vecchio progetto che puoi usare. Seleziona il materiale asse. È il materiale più economico e fragile. Perfetto per le seggiovie. Se è fragile, no. Copia il progetto. Trascina un asse dalla fondazione. Devi sempre partire da un nodo esistente. È un po' polybridge. Copia il progetto. Vabbè, qua abbiamo detto. Io sto copiando il progetto. Ok. È molto facile. Non dimenticarti delle ruote e delle corde. Quindi una ruota qua, una ruota qua. Poi la corda, abbiamo detto, e la... No, no, no. T'ho detto di no e torna indietro. Ok. Bene. Vado di play. Aumento la velocità. Ah, per ora non ci sono stati decessi. Il che penso sia una buona cosa, no? Per ora. Livello albero. Allora. Ci dica... La torre non quadra, vediamo di ripararla. Beh, direi. Usa il tasto destro su un nodo e trascinalo ad una nuova zona. Puoi cambiare uno o più nodi in questo modo. Ok. Dovremmo costruire un'altra torre per arrivare all'albero. Quindi se ho capito bene... Non sembra a posto. Usa il tasto torna per rimuovere le assi. Avevo fame e ho mangiato i progetti. Quindi dovrai arrangiarti e costruire. Come avevo fame e ho mangiato i progetti? Ma che te mangi i progetti? Vabbè. Usa spazio per passare dalle modalità costruttore e simulazione. Se non superi la prima volta. Un'ultima cosa. Puoi selezionare le torri con strumento seleziona. Puoi usare anche copia, muovi, cancella. Vabbè, ma... Nel senso... Se io facessi copia e la incollassi e finissi qua, per non sapere leggere né scrivere, nel senso, basandomi su quello che mi ha appena detto, funzionerebbe? A meno che non viene tranciato da... No, ok. Nessuno viene tranciato, per cui noi siamo contenti. Bene. Che me lo metto a faticare quando posso fare copia e incolla. L'amato copia e incolla. Direi che ha funzionato. Ok. Allora, scuola di sci. Dunque. Ciao, sono Carrie. Ho insegnato a sciare a quasi tutti qui intorno. Non è facile, ma con il mio aiuto conquisteremo la pendenza in men che non si dica.
Questo sciatore ha incontrato un ostacolo sulla sua via. Usa china. Quando ti avvicini, poi alza prima della roccia per saltarla. Salta troppo presto o troppo tardi, avrai un brutto momento. Controlli default sciatore. S. China. V. Alza. China, poi alza prima della roccia per saltarla. Buona fortuna. Ah, io devo anche... Si scia anche in questo gioco, oltre che fare cosa. Vabbè. Dunque, la stella di Jimmy. Dopo aver chinato e alzato. Bene. A Jimmy piacciono le stelle splendenti. Sono sparse tra le montagne. A volte devi collezionarle e portarle in cima per superare il livello. Perché? Vabbè. Puoi vedere gli obiettivi e le imprese nel pannello obiettivi. Pannello obiettivi. Stelle 1. Passeggeri richiesti 2. Va bene. Tempo di costruire qualche tua. Ricorda, i triangoli sono forti. Bene. Quindi devo... Vabbè, abbiamo capito che bisogna tipo triangolare tutto. Ho fatto una porcata, sì. Vabbè, ma noi che ce frega. Facciamo un'altra cosa così. No, mi sa che ho fatto una... Vabbè. Dunque, io per non sapere leggere e scrivere, copio. Facciamo così. Questo lo spostiamo qua. Ok. Poi ruota. Una. Due. Ma secondo me una qualche chance di vittoria c'è. Vai, rendici fiero. Acchiappa la stelletta. Bravo. È andata. E non è ancora morto nessuno. È una sorta di miracolo cosmico. Allora, raggiungi le stelle. Penso che qua sarà un attimino più complessa. Allora, dobbiamo costruire un salto per aiutare gli sciatori giù dalla montagna. Puoi costruire un salto ovunque. Che vuol dire ovunque? Muovi e zoom la camera per focalizzare la costruzione. Puoi iniziare la costruzione di un salto da dove vuoi sul terreno, indicato da un cerchio giallo. Sì, ma... C'è qualcosa che non sta quadrando, nel senso che muovi e zoom la camera per focalizzare la costruzione. Puoi iniziare la costruzione di un salto da dove vuoi sul terreno indicato... Io non vedo cerchi gialli. C'è una freccia gialla qui, non c'è un cerchio giallo. Vabbè, io non ho visto cerchi gialli. Un punto rosso indica che un salto è collegato al terreno. Questo aiuta una transizione facile, che è importante per evitare incidenti agli sciatori. Vabbè. Ok, supporto. Vabbè, il supporto giustamente, sennò... No, devo mettere il supporto come dice lui. Ok, stabilità. China, alza, sporgi avanti con D. Sporgi indietro con A. Cambia direzione con F. Ho già detto che la giusta combinazione di pose sciatore permetterà di farti fare salti mortali. Ma no, grazie. Ok. Chino. Non pendere troppo. No, ho sbagliato. Vabbè, vanno da soli. Bene così. No, non volevo fare niente di tutto. Ma non volevo ricominciare. Vabbè, vai. No, ha lisciato la cosa. F. Perché non pio la stella? Niente. Allora devo ricominciare un'altra volta. Dai. Niente, non ci arriva. Non so che cosa fare. Alle stelle non ci si arriva. Va bene uguale. Pure senza stella sopravviveremo. Tronca
qualche corda. Qualunque corda. Vabbè. Allora, c'è di più nelle seggiovie che assi e ruote. Giustamente. Corda e tronco possono aiutare. Hanno proprietà diverse dalle assi. I tronchi sono robusti, lunghi, pesanti e più costosi delle assi. Bene. E quindi? Le corde sono forti ed economiche. È ottima. È ottima per trattenere la tensione, ma inutile in compressione. Ottima in alcune occasioni. Che mai detto tutto e niente. Perché fondamentalmente... Ah, devo andare di incrocio letale? Sì, vabbè, ma io... Io non ho fatto ingegneria, però. Scusate, ma il principio di base per cui ciò dovrebbe reggere qual è? Perché io non sarò un esperto, ma... Mi è tutto chiaro tranne questo. Che tiene. Cioè, questa parte qua mi sa che non terrebbe in realtà. Vabbè, finirà malissimo, secondo me. Qua qualcuno ci lascia le penne. No? No. Contento? Io non ci andrei, onestamente, ma... Bene, tronca e corda è andata. Quanti livelli. Allora, le montagne reclutose l'abbiamo fatto. L'avvertimento. Che è il livello novizio, per cui a noi ci piace. Ah, devo fare tutto io. Ok. Visto che al gioco piacciono i triangoli e anche a noi, direi che facciamo... Vabbè, io faccio così. Così dimostriamo subito di non aver capito una mazza del gioco. Perfetto, ottimo. Devo dire ottimo. Allora, allora abbiamo capito che non ho chiaro una, scusate un attimo, eh. Ok, allora quella parte non regge. Abbiamo capito che quella parte così? No, non regge. Allora, posso farne a meno? Ok, allora, si diceva, perché io sono negato a questi giochi? Mi piacerebbe tanto capirlo una volta nella vita. Ok. Così. Oh, vedi che... Bene. Sta per rompersi tipo tutto, però va bene. No! Ah, c'è... giustamente, c'è il cartello. Allora... Qua facciamo... Così... C'è qualcosa... Che non sta terribilmente quadrando. No. Possiamo cancellare, grazie. Sto un attimino... Cancella. Oh, vedi che... Te dico cancella, te dico... non cancelli... Ah, così ci dovresti passare. Ecco, bravissimo. Toccati da un po' sui piedi quando uno passa. Però l'importante è il risultato, no? Bene, ok. Concluda con una fatica devastante. Rotolandoci non è un buon nome per iniziare. Allora, io devo... Devo fare. Allora, cerchiamo di usare un minimo di logica, no? Una volta nella vita io ce la posso fare, usare un po' di logica. Ok, e qua. Poi facciamo un altro triangolo. E qua. No, ecco, ok, perfetto. E qui dovrebbe reggere, giusto? Sì. Regge. Poi
Qua ci hanno spiegato che se fanno i tronchi, che non si possono fare qua i tronchi, vabbè. Questo è corto. Io voglio fare. Voglio fare un tronco. Posso fare un tronco? Grazie. Voglio fare un tronco. Non sto facendo il tronco poi. Sto facendo altro. Sta cosa non reggerà mai, ormai è chiaro. Ma se posso sapere quale problema c'hai? Ma non reggerà mai nella vita. Le corde. Ah, le corde non le posso mettere, bene. Non lo so. Credo di no. Boni che funziona. Se regge qui, cosa che dubito. È stata una genialata qua a fare la cosa. Aia, 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 è diventato. Perché non... Ah, c'è l'albero. Ma porca. Porca miseria, porca. Allora, siccome qua la nostra genialata era per l'appunto geniale, ma non sufficientemente, io devo alzare questa parte. Posso cancellare sta parte? No, non posso cancellare sta parte. Va bene. Allora, io faccio così e ti dico cancella, grazie. Allora, a tal proposito, facciamo un triangolo. Scusate un attimo, la ruota. Allora scusate. La logica mi impone di far così. Adesso teoricamente ci dovremmo essere, no? È venuto giù l'esso proprio, vabbè. Allora abbiamo un problema qui. Io poi non ho capito perché non posso decidere dove cazzarola mettere i piloni. In completa autonomia, no, devo fare con i piloni che dicono loro. Regge? No, che non regge, sta per rimorire tutto, infatti. Niente. Che cosa c'è che non capisco? Che cosa c'è che non capisco? Sono dannatamente negato con sta roba io. Oh, vedi che un po' però. A parte lì, niente. Ma perché crolla tutto? Ma perché? No, questa è veramente la cosa più inutile che l'uomo abbia mai creato. Qua abbiamo capito che serve un ulteriore appoggio. Vabbè, la ruota panoramica stiamo facendo. Come diceva quello, il cinquagono invece che il pentagono. Bene. Ce la facciamo a finire il secondo livello? Perché sta di... Ma poi mi affermatevi, no? Ma non vedete che hanno fatto l'incidente lì? Allora. Forse? Oh, santo cielo, grazie! Sì! Qui c'è proprio l'intervento divino qua. Cose fatte all'italiana proprio, Qua seguiamo la sacra tradizione del nostro paese. Bene, allora io direi che per adesso forse è il caso che io mi fermi qua. Fatemi sapere che impressione vi ha fatto Carried Away per il momento. Fatemi sapere se vorreste vedere altro di questo gioco. Vorrei riportarvi al menu per farvi vedere che cos'altro il gioco ha da offrire. Allora, al menu. Andiamo al menu. Salva e carica. Salvo. Salva. Ecco. Menu principale. Bene. Allora. Sì.
Fatemi sapere cosa ne pensate del gioco. Fatemi sapere se voleste vedere di più. Sondaggio in alto a destra. C'è la modalità campagna. C'è la modalità sandbox, che la eviterò come la peste, visto che sono un incapace totale. C'è anche il workshop, quindi volendo potremmo andare a vedere anche lì. Ma comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vi lascio anche il link alla pagina Steam del gioco in descrizione, affinché possiate giocare anche voi qualora lo vogliate. Per il resto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.